Benvenuti, bentrovati. Nuovo appuntamento con tutto bene TV, la nostra puntata numero 311. Vi ricordo, come sempre, che tutte le precedenti le potete ritrovare divise anche per playlist. Naturalmente, in formato del tutto eh, gratuito sul nostro canale YouTube che si chiama Tutto Bene TV. È tornato a trovarci, lo ringraziamo per questo, il professor. Alexander Bertuccioli, medico nutrizionista e biologo, professore a contratto presso l'Università di Urbino. Bentornato e bentrovato. Grazie, salve a tutti e grazie di nuovo dell'invito. Un grande piacere per noi anche perché poi succede che registrate le puntate precedenti, quelle che quindi, ripeto, trovate sul nostro canale YouTube, restano domande, si aprono ovviamente altri filoni anche perché il campo quello medico è un campo non solo in continuo mutamento ma già eh, di base, di propria base sostanzialmente infinito, dottore. Assolutamente sì, ogni argomento potrebbe essere approfondito in maniera estremamente estesa e mai sufficientemente, soprattutto poi il grosso problema è la chiarezza, nel senso che ogni argomento dovrebbe essere presentato in maniera chiara ed esaustiva e quindi anche qui possiamo sempre fare meglio, sempre fare di più. <ride> Noi naturalmente ci proviamo grazie anche appunto alla presenza del professor Alexander Bertuccioli eh, che vogliamo così imboccare sull'argomento della, della giornata che è quello degli integratori. Eh, traduco sempre più diffusi eh, le statistiche di vendita degli anni precedenti, le proiezioni per gli anni futuri parlano di segni più in termini eh, percentuali molto rilevanti, spesso a eh, due cifre. Eh, Direi che ormai, insomma, se non in tutte le case, in molte case ci sono confezioni di quelli che vengono genericamente, poi andremo ad indagare anche a questo punto, definiti integratori, poi succede però che ogni tanto esce anche un articolo, quindi una eh, ricerca eh, che eh, vorrebbe dimostrare che gli integratori non servono a nulla. Allora, intanto diamo la definizione di integratori. Quando parliamo di integratori, quali sono veramente gli integratori? Perché oggi sotto questa voce ne troviamo veramente molte, molte decine. Allora, e qui abbiamo il primo problema. Primo, subito. <ride> Perché esiste. Una definizione tecnica e una definizione legale. Okay. Dal punto di vista tecnico, eh, un integratore è una sostanza che integra qualcosa che nell'organismo c'è. Quindi fondamentalmente io posso integrare solo qualcosa che fa parte del patrimonio di sostanze del mio organismo. Quindi vitamine, minerali, aminoacidi acidi grassi essenziali per citare i più famosi gli omega 3 piuttosto che omega 6 o omega 9 e quindi ho una rosa molto ristretta di prodotti da questo punto di vista e integrare ovviamente significa colmare una carenza, quindi se una sostanza mi manca vado a reinserirne un quantitativo idoneo a colmare appunto questa carenza. Diciamo che però un integratore di suo è un qualche cosa che il nostro corpo già già in grado di produrre o sintetizzare. Assolutamente, perché io non posso integrare nel senso corretto del termine okay, qualcosa perfetto. che nel corpo non c'è. Certo. E invece dal punto di vista tecnico si pone la prima dal punto di vista legislativo perdonatemi, si pone la prima difficoltà, perché effettivamente, se noi guardiamo la definizione legale che in Italia vige di integratori, oltre a queste sostanze, si parla anche di sostanze che hanno un valore fisiologico, come per esempio eh, quelle che troviamo negli estratti vegetali e nei fitoterapici, che tecnicamente invece vengono definiti nutraceutici. Una quercetina, per esempio. Assolutamente sì, è un ottimo esempio. Queste sostanze nel corpo non ci sono, quindi parlare di effetto fisiologico diventa veramente difficile perché di base hanno un effetto paragonabile a quello di un farmaco okay. dal punto di vista tecnico. E per questo è stato coniato questo termine nutraceutico che unisce nutrizio nutrizione a farmaceutico per mh, evidenziare queste sostanze che ai dosaggi consentiti dalla legge. Hanno un'azione più simile a quella del farmaco piuttosto che alle sostanze fisiologiche e quindi si rientra in quest'ambito. L'esempio della quercetina, appunto, è, è calzante perché se io sono una pianta, per me è normale avere quercetina nel mio patrimonio di sostanze, ma nell'uomo non c'è, quindi è qualcosa che io. Mando dall'esterno e a cui faccio svolgere un compito specifico. E quindi capiamo che è difficile parlare di integratori tecnicamente quando queste sostanze nel corpo non ci sono, è più corretto parlare di nutraceutico anche se la legge ancora non ha fatto una grande chiarezza in merito al posizionamento di queste sostanze. Questa infatti era proprio la curiosità, dal punto di vista legislativo, chi determina certi limiti, chi determina ad esempio anche i limiti nella composizione. Eh, chi definisce perfettamente il nutraceutico? È un gruppo di eh, medici, un gruppo di avvocati, chi fa questa operazione? Che poi alla fine definisce ciò che noi ci troviamo eh, nella confezione, nel blister, nel barattolo e che assumiamo? Allora, i limiti vengono posti generalmente da un'autority che è quella europea, che fondamentalmente va a stabilire delle linee guida, delle norme, sia relativamente a quello che posso o non posso dire relativamente a delle sostanze, sia eh, anche relativamente ad alcuni dosaggi, recependo comunque le informazioni scientifiche delle diverse società scientifiche a livello internazionale. Poi ovviamente, come tutte mh, le normative fatte in ambito europeo, vengono recepite dagli Stati, che le applicano andando eventualmente ad integrare eventuali posizioni carenti, nel senso che se non ci sono delle pronunzie relativamente a alcune cose, lo Stato comunque può assumere la sua posizione quando non c'è un vincolo su base comunitaria. E dopo subentrano, per esempio, il Ministero della Salute e tutte le sue varie commissioni che comunque tendono ad occuparsi commissioni e agenzie comunque di tecnici che tendono ad occuparsi appunto della definizione di questi eh, um, prodotti e quindi c'è anche qui una um, certa complessità perché non tutto quello che viene per esempio citato o non citato nei regolamenti europei poi è applicabile. Per esempio su molte sostanze che hanno anche un ambito fisiologico, quindi integratori propriamente detti, non ci sono dei claim autorizzati. Questo vuol dire che l'EFSA non autorizza a dire che quella sostanza può avere un determinato effetto in quanto non è scientificamente dimostrato. Però questo ti dice solo che non puoi fare pubblicità, non ti dice che non li puoi usare entro i dosaggi ovviamente che sono ritenuti utilizzabili nell'ambito dell'integrazione. Ricordiamoci che l'ambito dell'integrazione è paragonato a quello che io comunemente posso fare con l'alimentazione, quindi tecnicamente non sono dosaggi, tra virgolette, ritenuti farmacologici, ma sono dosaggi ritenuti alimentari. Per quella che è la normativa attuale, l'integratore è più simile a un alimento, dal punto di vista normativo piuttosto che a un vero e proprio prodotto nutraceutico barra farmacologico. Quindi c'è proprio questa grande mancanza di sovrapposizione tra l'aspetto tecnico e l'aspetto normativo. Ok, lo scopo di questa nostra puntata numero 311 è quello di aiutare il nostro pubblico a capire se eh, l'integratore è utile o non è utile, il nutraceutico è utile o non è utile. Il discorso appunto è estremamente uh -huh. complesso, l'abbiamo già capito da queste primissime... Eh, battute però addentriamoci più sulla strada che può portarci a queste, a queste risposte. Le ricerche che invece ogni tanto escono e a cui si dà sempre grande evidenza, questo uh -huh. va, <ride> va sottolineato curiosamente, c'è sempre la ricerca che dà grande evidenza al fatto che eh, l'integratore, questa definizione così generica, non, non sia utile, non dannoso, ma che comunque non sia utile, eh, è una ricerca corretta, è un'evidenza corretta, Uh, chiaramente sono tante le ricerche, tanti integratori, eccetera, però poi alla fine il titolo principale, quello che ci arriva, è sempre quello, integratori non servono a niente. Ma è ehm, un problema molto grosso legato alla comunicazione. Okay. Io quando faccio lezione in facoltà dico sempre una cosa, se devi battere un chiodo usi il martello, se devi e girare una vite, usi un giravite o cacciavite che dirsi voglia. Da questo punto di vista, quindi, se io uso lo strumento giusto per fare la cosa giusta, mi posso aspettare un risultato positivo. Se cerco di battere un chiodo con un cacciavite, il risultato non sarà poi così buono. E questo è chiarissimo, il buon senso della nonna. Okay. Quindi, bisogna poi leggere cosa dice lo studio, al di là del titolo utilizzato per destare l'attenzione eh, della popolazione o comunque dell'utenza. Perché? Nel momento in cui io faccio uno studio, di, solitamente seleziono una popolazione di persone che magari ha o non ha un problema specifico. Vado a somministrare una sostanza, un esempio banale, la vitamina C, e poi vedo se queste persone si ammalano di più o si ammalano meno rispetto ad altre persone. Però il problema è il punto di partenza, okay. perché proprio nel concetto di integratore sta l'aspetto essenziale. Io devo integrare. Ma serve integrare se i miei livelli sono già normali? Tecnicamente no e quindi non vedrò differenza rispetto a persone che non integrano. Di conseguenza, che cosa succede? Lo studio mi dice che il prodotto non funziona. Certo, non funziona perché non sto integrando. Il sto... nostro serbatoio è già pieno. Esatto, il serbatoio è già pieno, io aggiungo <coughs> aggiungo, ma il corpo non sa cosa farsene di un surplus di sostanza. Quindi è questo che va tenuto in considerazione. Se invece si fossero studiate, per esempio, delle persone con una carenza, avremmo visto un risultato. E quindi bisogna poi approfondire per capire che cosa succede. E anche perché quello che spesso viene spacciato come integrazione, in realtà è supplementazione, cioè do dei livelli più alti di una sostanza rispetto a quello di cui l'organismo ha bisogno. Questo è utile se io ho un livello di attività fisica molto più alto del normale, un atleta professionista, un atleta anche non professionista con un alto livello di allenamento, oppure anche comunemente una persona che fa un lavoro fisico pesante, un muratore artigiano piuttosto che okay. un fabbro. Chiaro. E quindi da questo punto di vista può avere utilità dare dei livelli superiori, altrimenti te, mh, uso lo strumento sbagliato per fare un certo tipo di lavoro e quindi è normale che non ho dei risultati. Bene, eh, questo ci aiuta sicuramente a capirne di più e a muoverci, soprattutto dal punto di vista della scelta individuale. Che non significa non rifarsi a professionisti, questa è sempre la prima regola, ve l'abbiamo eh, sempre sottolineato e continueremo a farlo. Significa però ragionare con grande attenzione anche appunto, eh, su queste ricerche e integratori, eh, supplementazione o nutraceutiche, i più, i più diffusi, dottore, quelli che magari eh, anche lei si trova in un qualche modo a eh, prescrivere o a consigliare? Beh, i più diffusi, è brutto dirlo, ma vanno fondamentalmente con le mode come tutto, <ride> quello purtroppo è un dato di fatto, adesso ovviamente col periodo che abbiamo recentemente vissuto tutto il mondo delle sostanze che possano avere in maniera vera o presunta un'azione sul sistema immunitario sono assolutamente le più richieste. Quindi ovviamente vitamina C, vitamina D, complessi multivitaminici in genere piuttosto che immunostimolanti come echinacea oppure la quercetina stessa. Dove ho partecipato a circa quattro lavori clinici, mm. appunto, dove ne abbiamo studiato gli effetti, però dal punto di vista medico in ambiente ospedaliero controllato. E quindi da questo punto di vista mh, le richieste sono veramente tante. Anche qui, ovviamente, se c'è un'appropriatezza di impiego, quindi se si usa la sostanza giusta per l'applicazione giusta possiamo aspettarci un buon risultato, se invece vengono presi un po' così per moda, perché il mio amico, la mia vicina o chi sia mi ha detto che gli ha fatto tanto bene difficilmente mi posso aspettare un risultato positivo, a meno che non sono in condizioni simili alle sue, cioè, può <ride> sempre capitare. Prima di accendere le telecamere mi parlava della medicina pragmatica, mm -hmm. giusto? Questa è la definizione che ha dato e che mi ha veramente incuriosito eh, perché eh, ovviamente noi come, tra virgolette, popolo che usufruisce della conoscenza e quindi anche delle prestazioni professionali di medici, di professori, di dottori, di professionisti comunque del, eh, del settore, insomma di medicina ne conosce uno, cioè quella che mi fa star bene, ma dietro in realtà c'è un altro grande mondo, siamo partiti eh, proprio dicendo questo, che porta anche alla medicina pragmatica. Che cos'è professore? Allora, eh, nasce dalla necessità appunto di tradurre gli studi clinici o gli studi che si fanno comunque mh, nello sviluppo di determinate terapie in pratica. Che cosa vuol dire? Che spesso e volentieri io quando faccio uno studio per quelle che sono ormai eh, le modalità di lavoro sono costretto a selezionare una popolazione molto circoscritta, molto omogenea, che ha delle caratteristiche molto molto simili e Testo la mia soluzione, che sia una terapia chirurgica, farmacologica, qualsiasi cosa, su questo tipo di popolazione e poi misuro i risultati. Il problema qual è? Che a forza di andare a selezionare dei soggetti sempre più rispondenti a uno specifico canone, corro il rischio che poi, quando sono in ambulatorio, io di quei soggetti realmente ne vedo due. Sui 100 o 120 che posso vedere durante la settimana e quindi il dato che emerge da alcuni studi poi trova difficoltà ad essere applicato nella realtà. Mentre invece l'approccio pragmatico qual è? Quello che mi dice ok, studiamo cosa succede nella vita reale, nella real life, negli ambulatori, registriamo tutti i dati che riusciamo ad avere e poi ovviamente li studiamo sia nel complesso sia suddivisi per singole popolazioni per capire poi se una cosa è applicabile a tutti o è applicabile solo ad alcuni. Quindi, è un approccio quello della medicina pragmatica più volto a capire poi nella pratica quanto mi posso aspettare che una cosa funzioni piuttosto che abbia risultati meno mm, eh, confacenti alle mie aspettative. E quindi, mm, è un approccio assolutamente da incoraggiare perché ovviamente oggi. È giusto quando si fa la ricerca di base studiare, selezionando popolazioni, capire i meccanismi d'azione, andare a e avere più dati ed elementi possibili, però dopo è giusto anche capire se una cosa si applica a tutti o no. Quindi è un approccio di grande importanza che vede, per esempio nella farmacovigilanza, un aspetto fondamentale, quindi la raccolta delle informazioni che derivano poi dall'uso dei prodotti sul territorio. La farmacovigilanza è solo l'aspetto degli effetti collaterali, però anche la mancata efficacia può essere selezionata in questo tipo di situazioni. Le faccio un, eh, ti faccio un esempio molto, eh, tanto ormai... Siamo certo, in contatto con un esempio molto calzante. E ho seguito un paziente a cui è stato prescritto in ambito specialistico uno psicofarmaco per una sua condizione depressiva che viene ritenuto uno dei più tollerati in assoluto. Da questo punto di vista, il paziente tendeva ad avere dei problemi infiammatori gastrici e ha iniziato. Poco dopo aver assunto la terapia, parliamo di circa 5-6 giorni, ad avere degli episodi che l'hanno portato a un, uno squilibrio metabolico importante, perché il suo apparato digerente non era più in grado di lavorare correttamente. Subito tutti mi hanno detto che è impossibile, io ho fatto un gesto molto banale. Ho preso il foglietto illustrativo del farmaco dall'astuccio che il paziente aveva in casa, ho letto gli effetti collaterali ed erano riportati quelli che sono capitati a lui. Quindi, da questo punto di vista, qui si pone proprio l'utilità della medicina pragmatica. Al di là di quello che io ritengo o che so, grazie a quei colleghi che hanno registrato gli effetti collaterali sul territorio e li hanno comunicati all'agenzia del farmaco, io sono stato in grado di capire con la lettura del foglietto che sì, può capitare, quindi quel principio non va bene per quel paziente e senza insistere sulle mie posizioni come invece era suggerito in ambito specialistico un esempio davvero meraviglioso eh, di come possono funzionare alcuni meccanismi, ma anche poi di che cosa può fare un medico pragmatico in questo eh, in questo caso per la qualità della vita del proprio del proprio paziente. Eh, mi viene da pensare, mh, non so se sia una suggestione, un errore, non vorrei fosse una provocazione, eh, mi viene da pensare dicevo che eh, Qui il medico mette tanto, mette tanto del suo in questi settori, cioè ricerca, studia, eh, osserva, al di là della preparazione che ha, che ha ricevuto o che forse su questi argomenti specifici non ha ricevuto. Assolutamente sì, e purtroppo a volte ha ricevuto, a volte no, perché se andiamo a vedere i programmi di studio delle diverse facoltà vediamo che... Per esempio, non c'è un'uniformità sotto alcuni aspetti. In molte facoltà non si studia l'alimentazione, in, in quasi nessuna si studia la nutraceutica l'integrazione, peggio che peggio il microbiota, quindi siamo ancora in una situazione dove non c'è un'uniformità di preparazione molto mh, in senso stretto, insomma, c'è in senso allargato. Okay. Poi ovviamente ognuno può essere più forte in un ambito piuttosto che nell'altro. Però da questo punto di vista è fondamentale ma estremamente importante, fondamentale e riduttivo come termine, che il medico rimanga quella figura intellettuale che è in grado, con lo studio, con l'approfondimento, con la gestione dei dati, di capire cosa fare e che non divenga L'operaio specializzato della sanità, con tutto il rispetto per gli operai specializzati, chiaro, chiaro. però non deve diventare un applicatore di linee guida, cioè uno che solamente si limita a leggere quali sono i protocolli, le linee guida internazionali e le applica in maniera acritica, perché purtroppo quando si perde la vocazione eh, intellettuale del medico, fondamentalmente si perde un patrimonio un, di capacità. Di sviluppo, di ricerca, di possibilità di aiuto del paziente è veramente molto, molto importante e si disumanizza un pochettino anche la medicina perché nel momento in cui noi ci limitiamo ad applicare una linea guida, formalmente siamo a posto, però non serve più medico per applicare una linea certo. guida va benissimo un algoritmo, va benissimo fondamentalmente un programma che inseriti i dati mi dica cosa fare. Invece è proprio il ruolo intellettuale del medico che deve essere mantenuto, salvaguardato e difeso assolutamente in tutti i modi. Algoritmi 5G e addirittura medicina sugli avatar. <ride> Adesso qui so che non mi faccio volere bene da qualcuno che anche conosco personalmente, che è stato anche in questi studi, ma <ride> è una delle direzioni che la medicina pare proprio stia prendendo in questo momento, mentre dall'altro lato della serie non ci sono più neanche in questo settore le mezze misure, c'è chi sta veramente riscoprendo anche l'umanità del rapporto con il paziente, anche questa descritta e esaltata da alcuni studi che sono molto precisi su come... Il paziente reagisca a seconda che si trovi di fronte un protocollo o una persona che magari gli fa anche in senso figurato una carezza assolutamente d'accordo. Eh, dal mio punto di vista abbiamo gli stessi elementi che abbiamo descritto prima, cioè gli strumenti giusti al momento giusto. Okay. Perché anche la medicina tecnologica assolutamente ha il suo motivo certo. di essere. Quando io per esempio non posso raggiungere un paziente che già conosco, che già ho visitato, che, di cui già so un attimino gestire quelli che sono i dati e le reazioni, la telemedicina è una grandissima risorsa, okay. perché ovviamente mi permette di intervenire quando non, diversamente non sarebbe possibile ma invece quando ovviamente posso avere il lato umano del gesto medico diventa veramente molto importante. Qui è importante però che si conservi anche un'altra consapevolezza, quella che il rapporto umano deve essere ambivalente, okay. perché sì, il medico deve avere un rapporto umano nei confronti del paziente, ma anche il paziente deve avere un rapporto umano nei confronti del medico, perché spesso e volentieri, abituati ormai ad avere i vari assistenti virtuali, adesso se possiamo fare dei nomi, no? l'assistente di Google piuttosto che certo. gli altri che abbiamo, il medico ormai viene visto come un erogatore di servizi sanitari, un po' come il maggiordomo sanitario. E quindi purtroppo nel momento in cui non si considera che anche il medico è una persona, che ha una famiglia, ha delle necessità, che anche il medico è stanco e ha bisogno di riposarsi, spesso e volentieri poi si va a disumanizzare il rapporto generando proprio la chiusura. Ok, e, chiaro. Mh, questo non è positivo. Ok. Eh, siamo in chiusura, andiamo a riprendere allora. Proprio il filo del discorso con cui abbiamo iniziato questa nostra puntata numero 311, e cioè mi metto nei panni del pubblico, lo faccio spesso, spero, credo che sia qualcosa di utile. Che ora ci sta chiedendo: ma allora mh, prendo troppa integrazione? Prendo eh, le pasticche sbagliate la mattina a colazione per intenderci? Ecco, che cosa. Devo iniziare a prendere anch'io qualche cosa? Ecco, chi si pone queste domande come e dove può trovare la giusta risposta? Allora, nella frase mm. che c'è sull'astuccio di ogni integratore, l'integrazione non sostituisce una dieta sana e varia. Allora, innanzitutto, devo capire come sto mangiando. Okay. Quindi prendo il mio foglio di carta, scrivo un diario per qualche giorno, vedo come sto mangiando, se la mia dieta è sana e varia seguendo per esempio la piramide alimentare o meglio ancora il piatto sano dell'Harvard Medical School che è ancora più facile da capire e da interpretare e fondamentalmente faccio un check-in check della mia situazione nel momento in cui ho capito come sto mangiando se qualcosa è carente per necessità se non posso correggere l'alimentazione prendo in considerazione l'uso dell'integratore e allora da quel punto di vista va bene ho una necessità particolare perché sono un atleta o altri problemi mi rivolgo al professionista per il giusto consiglio relativamente alla mia situazione chiarissimo come sempre grazie grazie molte speriamo di essere stati Davvero utile anche in questa nostra puntata numero 311, grazie allora al professor Alexander Bertuccioli, medico nutrizionista e biologo, professore a contratto presso l'Università di Urbino. Grazie per essere rimasto con noi, grazie, grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana.